Siamo all'Hotel Club Cirella, studio 58, da dove Teli Diamante trasmette con la collaborazione sempre del dottor Mainardi. Questa sera è una serata importante per noi di Teli Diamante. Alla mia destra abbiamo il professor Enzo Monaco, presidente nazionale dell'Accademia del Peperoncino, nonché poi Cascia, la nostra rivelazione di Telediamante, che con il suo accenno proprio e accento polacco e straniera rende Telediamante un po' più calda, più internazionale. Ecco, l'avevo presentato come presidente Enzo Monaco, come professore Enzo Monaco, diciamo. Ma non posso chiamare Enzo Monaco mio carissimo amico di tantissime battaglie. Alcune vinte, alcune perdute. Ma forse abbiamo sempre vinto. Quando abbiamo perduto, noi siamo abituati ad accettarle. Carissimo amico, dicevo, non posso non dare del tuo a Enzo. Benvenuto tra noi, Enzo, come va? Bentrovati a voi, benvenuti ai nostri telespettatori. Cascia, come va? Benissimo. Come ti sei trovato a dialogare poco fa con Enzo? Non ci sono problemi. Questo peperoncino che te l'ha dato lui? Me lo sono trovato solo, in pace. Abbiamo una serie di domande che con questa intervista che Enzo Monaco gentilmente ci ha voluto concedere, è venuto di proposito da Cosenza per venire qui a Cirella, all'Hotel Club Cirella, che io leggo poi nel dépliant che è il paradiso della Calabria. O un paradiso, che dici? Il paradiso. Il paradiso, è meglio paradiso. Forse essere determinato, perché uno è generico. Indeterminato, no? Il paradiso della Calabria. Enzo, iniziamo le prime domande, inizio io, poi collaborerà con noi, contribuirà con noi questa ragazza dagli occhi azzurri. Ti piace il colore azzurro? Speriamo che siano azzurri gli occhi e anche le parole. Ma sono d'accordissimo. Bene, Enzo, tu hai insegnato lettere e poi hai fondato il 10 e Lode Club. Vediamo un po'. Mille anni fa. Nella preistoria. Nella preistoria di Diamante. Nell'altra vita. Perché poi alcuni la preistoria Diamante la dimenticano. Anche perché poi, ti dico di più, le persone colte a Diamante per alcuni sono una o due persone. Gli altri poi vanno nella preistoria. Lasciamo stare il discorso piccante. No, andiamo lì, continua, nella preistoria. No, dicevo nella preistoria, però è evidente che il terreno è quello che è, e poi i peperoncini crescono se il terreno è fertile. Sì. Per cui evidentemente, pur trattandosi della preistoria, tuttavia probabilmente la storia dell'Accademia
non sarebbe stata quella che è stata senza questa preistoria, senza questo fertilizzante che è stata la nostra giovinezza e quindi le nostre esperienze culturali che noi assolutamente non rinneghiamo. Ecco, quindi insegnanti di lettere, il 10 e lode club, ricordiamo questo un po'. Ma il 10 e lode mi fa tristezza dire questa cosa, perché io credo che ci vorrebbero 10 trasmissioni per dire che cosa era, che cosa è stato, il significato e l'importanza di quell'esperienza che proiettava Diamante in una realtà di tipo nazionale. In che senso? Nel senso che in quegli anni si discuteva molto di giovani studenti, di esperienze dei giovani studenti e all'avanguardia c'era il Parini di Milano e c'era il 10 e lode di Diamante, premiati insieme in manifestazioni nazionali. Per cui voglio dire, i giovani di Diamante erano partecipi di un'esperienza nazionale, per cui si proiettava questa esperienza di Diamante, si proiettava a livello nazionale. Ci vorrebbero 10 trasmissioni per ricordarlo. Accendiamolo comunque. In effetti è stato un momento splendido della storia italiana e in questa storia italiana siamo negli anni del 60, siamo negli anni che precedono il 68 e lo seguono, per cui la Calabria e Diamante hanno partecipato attivamente a questi fermenti che c'erano in tutta Italia, con dei contributi abbastanza seri e abbastanza importanti. Devo dire che questi ragazzini di 15-16 anni di allora discutevano. C'erano anche ragazze. Ragazzi e ragazze, sì, questo era, sì. Era un'altra cosa straordinaria per quell'epoca. Avevamo oltre 100 associati e discutevano non solo dei problemi studenteschi come avrebbero voluto dall'alto i nostri professori o i nostri presidi o i nostri sindaci del tempo, ma discutevano di problemi reali. Credo che chi è più o meno della nostra età ricorderà le battaglie per un pugno di scogli sul lungomare, oppure il problema del cedro, per esempio. Sì. Delle volte io delle volte vado a vedere questi giornali che noi facevamo. Ce n'hai qualche numero? Sì, sono giornali di 40 anni fa, mi sembra che siano stati scritti ieri, perché gli argomenti e le problematiche di cui si occupavano questi ragazzini imberbi sono dei problemi che sono oggi i problemi scottanti della nostra realtà. Ecco, giornalista rinomato, prime tue esperienze come giornalista? Ma guarda, in effetti io sono passato dalla cronaca e dalla cronaca nera alla gastronomia e anche questo passaggio e anche questo passaggio è stato un passaggio importante, perché voglio dire, abbiamo dovuto combattere battaglie difficili per far capire alla gente che la gastronomia è cultura, perché in epoche passate e ancora oggi c'è chi pensa che la cultura sia soltanto la poesia o il romanzo o la letteratura o l'arte, mentre noi abbiamo sempre sostenuto che è cultura tutto ciò che è prodotto dall'uomo, per cui un piatto di pasta e fagioli fatto dalle nostre nonne è una cultura materiale quotidiana che alle nostre nonne è stata tramandata dalle nostre nonne, alle nostre nonne, dalle nostre nonne ancora, e quindi è una cultura che si riallaccia proprio materialmente e fisicamente alla nostra radice culturale, e quindi direi che non c'è più cultura di questo, in effetti. Enzo, tu hai diretto un giornale a livello regionale, quale? Ma ne ho diretto più di uno, in effetti. Ma diciamo, perché ci eravamo illusi di fare una cooperativa di giornalisti, abbiamo fatto la prima cooperativa di giornalisti calabresi, abbiamo fatto Italia 2, abbiamo fatto Città Calabria, abbiamo fatto 10 e lode, insomma abbiamo avuto esperienze di giornale di Calabria, tipo il giornale di Calabria con
l'indimenticabile Piero Ardenti, che è stato poi il mio secondo maestro, perché quindi... Il primo chi è stato? Ma il primo maestro è stato il mondo cattolico, la cultura cattolica, alla quale io non rinunzio. Con Don Pasquale? Sì, anche con Don Pasquale, però diciamo il mondo cattolico. Sì, il mondo cattolico. E questo, questo è un discorso serio, perché ci vorrebbe anche per questo un'altra trasmissione, perché io sono fortemente critico nei riguardi del mondo cattolico e nei riguardi di questa Chiesa, che io oggi non approvo, perché dopo i fermenti post-conciliari noi siamo passati a una Chiesa che ha dimenticato il sociale e che si è chiuso nell'ecclesiale, per cui si prega soltanto e non ci si occupa più. Benissimo. Questo, in questi giorni, questo è un dibattito che c'è sulle pagine di Repubblica e di Corriere della Sera, perché se siamo arrivati in una decadenza così forte in Italia, per cui la Banca d'Italia è sommersa dallo scandalo, il calcio è sommerso dallo scandalo, il nostro re è sommerso dallo scandalo, significa che siamo a un livello di decadenza morale che secondo me è dovuto anche in gran parte al disimpegno dei cattolici nella vita pubblica. Ecco, ricollegandoci proprio al mondo cattolico, tu hai amato e ami lo sport, qualche l'uno non lo ricorda oppure non lo sa nemmeno. Tu sei stato il protagonista dello sport di tutti e per tutti e sei stato per tanti anni presidente del comitato tirrenico del Centro Sportivo Italiano. Sì, perché faceva parte di quella stagione in cui i cattolici erano impegnati dallo sport al giornalismo, dalla Chiesa alla politica, nel sociale. Pregavamo molto poco noi cattolici di quel tempo, però facevamo sport, tentavamo di fare politica, facevamo giornalismo, ci occupavamo dei problemi di oggi. La dimensione nuova della Chiesa invece vuole che la gente stia nelle chiese a pregare le statue e i cristi di cartapesta e non i cristi di carne che sono fuori nella realtà di ogni giorno. Cosa organizzavate col centro sportivo? Ma anche perché poi io sono stato un tuo erede. Guarda, sei stato un mio erede, sì. Nel centro sportivo noi intanto abbiamo rifondato il calcio, perché il calcio con la Coppa del Mare era la società sportiva del Diamante, dicendo, poi la Coppa del Mare. Sì. Però la caratterizzazione del centro sportivo era quella di un'attività polisportiva. Cioè noi dicevamo non solo il calcio, ma anche la pallavolo, il tennis da tavola. Diamante è stato grande protagonista di campionati di pallavolo e addirittura abbiamo avuto dei campioni nazionali di tennis da tavolo. Poi questa stagione evidentemente è finita e quindi con Leone, Sarra. Sì, con Leone, con Sarra, che erano un po' gli eredi di quella stagione di grande impegno polisportivo che c'era stato a Diamante. Beh, andiamo a Cascia. Cascia ha preparato anche un po' di domande, vediamo un po'. Sì, tu che hai fatto tante cose, diciamo lo sport, i giornali, ma come mai non ti sei presentato in politica? Questa è una domanda difficile, perché i politici bisogna che lo facciano quelli che lo sanno fare. Io credo di non saperla fare la politica e quindi ho sempre lasciato agli altri l'impegno politico. Ma hai tentato di farlo? Ma qualche volta ci sono stato costretto, ma poi voglio dire tutto si è risolto in un niente di fatto. Ma questo non significa che non mi interesso attivamente alla politica e non mi piace discutere di politica e dei problemi locali e dei problemi regionali e dei problemi nazionali, però non sono portato per un impegno quotidiano nella politica. Invece il Porto, la telenovela, tu del Porto te ne sei occupato tempo fa e ora? Questa è un'altra domanda piccante. Gli occhi azzurri erano solo un'apparenza. In effetti il Porto è uno degli argomenti che mi è stato più a cuore, perché i nostri telespettatori ricorderanno che abbiamo fatto un comitato all'epoca, un Porto Diamante per non morire. Morto per non morire, abbiamo fatto delle occupazioni, abbiamo fatto delle battaglie.
sono passati molti anni e il Porto Diamante non c'è. E questo, il tuo appellativo di telenovela va bene. E questo mi riempie di grande tristezza e potrebbe essere oggetto di un'altra trasmissione. A proposito del piccante, effetti del peperoncino, è vero che è afrodisiaco? Oh, beh, il peperoncino intanto è una miniera di sostanze utili all'uomo. Non abbiamo prove scientifiche che sia afrodisiaco. Se queste prove scientifiche ci fossero, noi avremmo risolto i nostri problemi finanziari, perché saremmo un'accademia ricca, immagino. Qualche osservazione? Però il peperoncino dà allegria, mette ottimismo, e non è possibile avere un rapporto con una bella ragazza e quindi avere un rapporto d'amore senza peperoncino, o di sesso, senza allegria, senza Cascio, ottimismo. Voglio integrare, quindi è il presupposto. Voglio integrare un attimo. Enzo, le donne è il peperoncino e poi gli uomini è il peperoncino. Guardate che tu giri tutto il mondo. Me la caverò con la scienza. Sì. Allora, il peperoncino contiene molta capsaicina. La capsaicina è una sostanza, quella che dà il sapore di piccante, che una volta che noi la mangiamo libera la endorfine, che sono delle sostanze che mettono allegria. Sì. Quindi è che porta mangiano, allegria alle donne. È che le mangiano gli uomini, è che le mangiano le donne, si sì. mette allegria. Quindi se tu per esempio vuoi, da un politico, vuoi sapere i suoi segreti, oppure se da una bella donna vuoi avere una bella serata, puoi invitarle con un piatto di spaghetti, aglio, olio e peperoncino e riuscirai a sapere quello che vuoi sapere dal politico e riuscirai ad avere una bella serata con una bella ragazza. Ah, questo è un punto importante. Continua, prego. Enzo, questa è una intervista esclusiva. Saranno svelate in anteprima tutte le novità del prossimo Festival del Peperoncino. Sì, e d'altra parte i primi impegni comunicativi del festival inizieranno a fine luglio. Noi faremo le prime conferenze stampa a Roma e le nostre presenze negli autogrill a partire dai primi di agosto. Quindi diciamo che questa è una primizia esclusiva e d'altra parte non potevamo che fare questa cosa con Telediamante, che è l'emittente di tutti i diamantesi. Ma l'Accademia organizza solo Festival del Peperoncino oppure organizza altre feste in Calabria oppure in Italia? Ma l'Accademia, e questo è importante perché molti probabilmente dei nostri amici che ci ascoltano non lo sanno, l'Accademia ha 82 sedi in Italia, nelle principali città italiane, e 12 all'estero. All'estero sono a New York, a Toronto, a Parigi, a Tokyo. All'estero sono delle sedi di rappresentanza, cioè non svolgono attività. Le sedi italiane invece svolgono tutte attività. L'Accademia in questa estate, diciamo, è impegnata col Festival del Peperoncino, che è la festa più importante che noi facciamo, e poi con una serie di feste sulla Riviera dei Cedri per un nuovo momento di aggregazione che si chiama Estate Pic, sottotitolo Estate Piccante sulla Riviera dei Cedri, e toccherà 6-7 comunità di questa riviera. Tu Enzo, che oggi ti sei trovato a Cirella, che ne pensi della gente, del mare? Di Cirella? Sì, ma io e anche dell'hotel, diciamo, e anche dell'hotel club, ma all'hotel club Cirella e dando mi lega un'antica amicizia con Enzo Mainardi, il quale avrà tanti meriti per gli altri, per me ne ha uno, cioè che quando 14-15 anni fa abbiamo cominciato a fare questa esperienza dell'Accademia del Peperoncino e del Festival, è stato uno che, prendendomi in disparte, mi ha consigliato di andare avanti perché era una buona idea, e quindi poi fortunatamente per bene. Me con lui è andato molto bene. Però ritornando a Cirella, io ritengo che sia splendida Cirella, se non altro perché ha l'isola di Cirella, che è una delle due isole
della Calabria, perché la Calabria ha 800 km di costa, però ha soltanto due isole, l'isola di Cirella e l'isola di Dino. Però la cosa che mi piace ricordare di Cirella è che ha senza ombra di dubbio la più bella struttura teatrale dell'Italia meridionale, cioè il Teatro dei Ruderi di Cirella è sicuramente la più bella struttura che esiste da Napoli a Palermo. Ahimè, devo dire purtroppo che questa struttura è sottoutilizzata, cioè che viene utilizzata per pochi spettacoli nel mese di agosto, ma mi piacerebbe invece che diventasse grande protagonista della Riviera dei Cedri nei mesi di giugno, di luglio e anche di settembre. Devo continuare io? Posso? Io ringrazio. Posso col peperoncino? E continuo. Oh, mi ha piegato anche il taschino, il peperoncino. Pesante, com'è? Piccante. È piccante. Ah, oh, tutto il contrario fa con la stoffa. Bene. Enzo, com'è nata l'Accademia e perché la sede è a Diamante? Beh, la sede è a Diamante perché noi siamo... Sei campanilista. Siamo di Diamante. Ma lo hanno molto Diamante. Ma sono fra quelli che tu definisci Diamante Sidoc. Ah sì? Solo che non sono d'accordo con te quando tu fai gli appelli ai Diamante Sidoc, perché ritengo che non ce ne siano molti. No, io non ne faccio appelli perché ce ne sono pochissimi. Ma a vedere come sono le condizioni della nostra comunità, ritengo che ce ne siano molto pochi di Diamante Sidoc. Ah, però sì? Non lasciamo stare questi argomenti. No, non lasciamo stare. Quindi tu hai tenuto sì, come Diamante. Diamante è la sede dell'Accademia perché noi viviamo a Diamante. La storia dell'Accademia è abbastanza semplice, perché quando ci sono stati 500 anni che hanno ricordato Cristoforo Colombo, noi abbiamo fatto delle manifestazioni per ricordare quell'evento che ebbero grandissima fortuna, e poi da lì è nato tutto il Questo impegno e tutto il lavoro che stiamo facendo. 13° festival del peperoncino. Quest'anno 14°. No, quest'anno 14°. 14° festival. 14°. Ricordi belli e non belli? Ma forse per noi sono tutti belli. Diciamo che sono tutti ricordi belli, perché... Anche perché è sempre in crescita, forse. Il festival ha seguito i canoni tradizionali di un evento culturale, cioè ha vissuto stentatamente per i primi 6 o 7 anni, ed è sempre così. Mai un evento, dal Festival di Giffoni al Festival di Venezia, voglio dire, i primi anni sono sempre anni difficili, perché diciamo che deve collocarsi nella storia e nella cultura del suo tempo, e deve poi anche realizzarsi. Dopo i primi 6 o 7 anni, che sono stati comunque degli anni difficili, noi abbiamo proseguito il nostro lavoro convinti che eravamo sulla strada giusta, perché vedi, non c'è, e questa l'idea che è l'idea portante della nostra attività. Dire peperoncino significa dire Calabria, perché non esiste nessun altro simbolo unitario della Calabria. La Calabria si riconosce, la Calabria gastronomica e non, si riconosce in modo unitario. Se noi diciamo cedro, noi pensiamo a Santa Maria, a Diamante, a Scalea. Se diciamo bergamotto, pensiamo a Reggio. Se diciamo peperoncino, noi pensiamo a Diamante, a Scilla, a Soverato, a tutta la Calabria. Tutta la Calabria. Perché la Calabria in un modo unitario si riconosce nel peperoncino. Però io col peperoncino penso particolarmente, principalmente all'Accademia del Peperoncino e a Diamante. Ma il merito, dell'Accademia è stato quello di passare dal discorso letterale del termine, quindi dal discorso gastronomico, piccante in gastronomia, al piccante nella cultura e nell'arte. Per cui noi non ci occupiamo solo di un piatto piccante, noi ci occupiamo anche del cinema piccante, del teatro piccante, della fotografia piccante. Delle donne piccanti. Questo è stato il grande salto di qualità per cui poi si è caratterizzata l'Accademia ed ha avuto le affermazioni che ha in Italia e nel mondo. Ecco, tu hai portato il nome dell'Accademia in giro per l'Italia e per il mondo, e hai tenuto moltissimo, anche con le trasmissioni televisive, a dare un'immagine bella della tua Diamante, varie tappe. Ma diciamo che sotto sotto poi, sotto sotto il discorso è questo, cioè
è quello di legare un simbolo ad una realtà, perché oggi la comunicazione mediatica avviene attraverso simboli e noi abbiamo legato la Calabria al peperoncino e Diamante alla Calabria. Per cui, ecco, partiamo dal presupposto che nel mondo 2 persone su 3 consumano il peperoncino, no? Quindi se io dico peperoncino o se lo dico in inglese, tu ne mangi spesso, cioè, quello che basta, 2 persone su 3 ci capiscono. In determinati momenti di più. Il lavoro che dobbiamo fare adesso è di far sì che Calabria uguale peperoncino, peperoncino uguale diamante. Quindi dobbiamo lavorare sui simboli ed è un lavoro difficile, però è un lavoro che sta dando grandi risultati. Voglio fare un accenno importante, perché ogni anno aumentano le persone che vengono al festival, no? Ma non è che aumentano perché per opera e virtù dello Spirito Santo, oppure perché siamo fortunati, aumentano perché c'è dietro un grande lavoro di promozione. Per far capire questo, io utilizzo delle cifre. Il Festival del Peperoncino costa 120-130 mila euro. Quindi noi per fare il festival spendiamo 120-130 mila euro. Sì. Per promuovere il festival, cioè per pubblicizzare il festival, spendiamo sicuramente di più di 120 mila euro. Con gli sponsor magari. Che poi questi interventi sono fatti dagli sponsor, è un altro discorso. È un'abilità. Però, l'impegno economico, sì, l'impegno finanziario della promozione del festival è superiore all'impegno che noi facciamo. Che poi per esempio quest'anno lo faccia Autogrill e investa 80.000 euro, sì, per fare la promozione. Non la facciamo noi, ma gli 80.000 euro li investe Autogrill. Però il rapporto è questo, cioè la cifra che viene spesa per la promozione è più o meno identica alla cifra che viene spesa per l'organizzazione dell'evento. Io ho seguito moltissimo con Terry Diamante, oltre che come persona. Ho sentito parlare spesso di gemellaggi, vogliamo accennarne? Beh, entriamo proprio nel prossimo futuro, nei programmi che faremo. Beh, il gemellaggio c'è sempre. Ogni anno c'è un gemellaggio. Quest'anno noi facciamo un gemellaggio. L'abbiamo già fatto con chi? L'abbiamo già fatto con l'Ungheria, l'abbiamo fatta col Cile, l'abbiamo fatta con Sarconi, l'abbiamo fatta con Caloxa, ne abbiamo fatto un sacco. Quella che faremo quest'anno mi è particolarmente gradita, sai perché? Perché la facciamo con l'Ecuador. Con l'Ecuador. Perché proprio ti è gradita? Con un evento che si chiamerà Dai Peperoncini alle Ande. Ah. E mi è particolarmente gradito questo gemellaggio, che è un gemellaggio con questi popoli dell'Ecuador, che sono talmente lontani da noi da non poter immaginare questa cosa, a cui ci accomuna la cultura, la utilizzazione del peperoncino in gastronomia. E come l'ha scoperto questo? Ecco, questa è la cosa che mi piace ricordare. Perché questa idea mi è stata proposta da un giovane di Diamante che lavora in Ecuador, il quale via internet mi ha comunicato questa cosa. Dice: io sono qui, un ragazzo appassionato di fotografia, si chiama Mario Della Morte, è di Diamante, fa fra l'altro anche il fotografo, lavora in Ecuador, mi ha proposto questa cosa, per cui diciamo che mi è piaciuta molto l'idea e noi faremo questo grande evento, per cui avremo una grande mostra fotografica sull'Ecuador, sui peperoncini, sulla coltivazione delle peperoncini in Ecuador, ma avremo anche gruppi folk dell'Ecuador, chef dell'Ecuador che verranno a farci assaggiare le pietanze che cucinano loro. E quindi mi pare che sia una cosa bella, ma ulteriormente bella, perché poi a proporre e a realizzarla è un giovane del nostro paese. L'altra sera passeggiando con te tu parlavi di peperoncino e quindi accademia presso gli autogrill. Beh, questa degli autogrill è una
L'iniziativa, io ritengo dal punto di vista promozionale, interessantissima. Intanto perché Autogrill investe 80.000 euro in questa promozione, ma è chiaro che Autogrill promuove se stessa, non è che promuove. Poi abbinata ad Autogrill ci siamo noi, però è evidente che se noi avessimo voluto fare quella promozione avremmo dovuto spendere 80.000 euro. È una promozione che ha avuto già un esperimento nel mese di marzo, che si realizzerà dal 3 agosto fino al festival. Però è una promozione che avviene in questo periodo dell'anno in cui ci sono 30 milioni di passaggi negli autogrill. Sì. Cioè ci sono 30 milioni di persone che girano in questi 200. Le persone che cosa trovano? In questo 200. Le persone entrando in autogrill trovano innanzitutto una serie di manifesti, sia sui tavoli, sia quando vanno a mangiare, ho visto che si mettono le tovagliette, ecco, sia le tovagliette, sia i manifesti, sia dei tazebau fuori, sui quali c'è scritto amore piccante, speciale Peperoncino Festival, appuntamento a Diamante dal 6 al 7 amore settembre. Piccante. E quindi, come vedi, c'è proprio una promozione diretta. Poi vanno nell'area market, sì, e troveranno troveranno l'olio, il peperoncino, questi, cioè dei prodotti piccanti. Anche salame? Anche salame piccante. Poi vanno nella pizzeria, ciao, sì, e troveranno la pizza al peperoncino. Poi vanno al ristorante e troveranno ogni settimana un piatto piccante. Per cui sono coinvolti da questo discorso del piccante, che poi va a finire. Ti posso fare al una domanda piccante? È una pubblicità simile. Per una pubblicità simile, quanto dovrebbe pagare il Comune di Diamante o la Regione Calabria? Ma, non, io ritengo che non ci sia prezzo. Autogrill spende 80.000 euro per fare questa cosa. Noi siamo impegnati solo per la realizzazione di un opuscolo, sì, in 32 pagine che sarà distribuito, stampato in 200.000 copie, che sarà distribuito gratis alle casse. Una volta che si crea tutto questo movimento, uno va a pagare o a comprare una cosa alle casse e gli regalano questo opuscolo in cui evidentemente si parla di Diamante, della Calabria. Devo dire che comunque le aziende calabresi e anche il Comune di Diamante sono state abbastanza, vicino, sono state abbastanza sollecite nel essere presenti con una pubblicità. Non è stata altrettanto sollecita la Regione Calabria, perché per esempio non c'è la pubblicità della Regione Calabria su questo opuscolo, e questa è una cosa grave. Però ne parleremo, dire, è un evento estremamente importante. Ecco, le pubblicazioni dell'Accademia. Beh, l'Accademia c'ha la rivista PIC che io ho in mano, che è la stampa tedesca, ha giudicato la più bella rivista del mondo sul peperoncino, anche se poi questa allegria noi la mitighiamo perché diciamo che sono soltanto 4 nel mondo le riviste del peperoncino, quindi siamo la più bella di queste 4, tutto sommato. Tra 4 ne scegli sempre. Che è uno strumento, fondamentale di promozione. Però Enzo, devo dire, è molto bella. È molto bella, è molto elegante. Sono 4. Arriva ai 5.000 soci che abbiamo, i quali hanno un contatto diretto con noi. Però poi oltre alla rivista PIC abbiamo un trimestrale di informazione che si chiama Peperoncino News, che arriva ai nostri soci, poi abbiamo il nostro sito internet, poi abbiamo la catena dei locali amici dell'Accademia. Quindi, amici, perché amici dell'Accademia? Sono amici dell'Accademia perché rendono il consumatore protagonista e non un semplice consumatore che compra e se ne va, ma diventano protagonisti dell'attività commerciale e hanno anche agevolazioni e sconti perché sono amici dell'Accademia. Ecco, il peperoncino e i cocktail. Io ti ho seguito spesso con Tel Diamante, è l'uomo dal baffo d'oro abbiamo dei comitati scientifici, fra questi abbiamo anche il comitato dei cocktail che è presieduto da Belcastro, non mi sbagliavo, che ha ideato anche l'afro, l'hai provato? Una serie di cocktail. Ma l'afro l'hai provato? L'afro, che è terribile. Il suo capolavoro. Vuoi sapere qualche novità del prossimo festival? Io te lo stavo chiedendo. Proprio adesso. In anteprima. Sarà Diamante. Beh, sicuramente. Ma qualcuno dice, ma Enzo Mone ogni anno lo vuole vendere, che cosa vendi? Non è che vendi patate per caso. No.
i gioielli di famiglia si vendono solo in caso di fallimento. Bellissimo. O di morte. Bellissimo. Allora, no, parliamo sì. Le novità del prossimo festival sono molte, anzi direi moltissime, perché lo schema è sempre lo stesso, la struttura del festival, però ci sono una serie di novità, io provo più o meno a dirle. La prima grande novità è la notte piccante, cioè Diamante ha una sua storia, una sua tradizione per le notti bianche, no? Ti ricordi? Sì, l'abbiamo inventata noi, la notte piccante. Noi ne faremo una da sabato a domenica che abbiamo chiamato la notte piccante. Oh, che bello, non si dorme. Non si dorme. Nemmeno tu. No, una notte. Sarai con noi. Una notte piccante. Cioè, sarà anche, insomma, in altri caselli. Sì, noi potrà. Faremo un gruppo. Possiamo portare delle belle ragazze o no? Ti dirò. Le possiamo portare le belle? Tutte le belle ragazze, però sarà una notte piccantissima, perché oltre a tutti gli amici che già conosciamo, noi ospiteremo Stefano Salvi, che probabilmente molti conoscono. Stefano Salvi, che viene definito il grillo dei poveri, cioè è praticamente è un attore cabarettista come Grillo, però con una caratteristica che il cachet che percepisce lo devolve ai poveri, e quindi si chiama il grillo dei poveri. Lui si chiama Stefano Salvi, lo spettacolo si fa a luna di notte e si chiama Si salvi chi può. Noi siamo già salvi. Ci dobbiamo mettere. No, quelli del club dobbiamo no, siamo già salvi. E quindi la prima cosa, la notte piccante. Sì. La seconda novità è la mostra mercato Mangiare Bio, che si affianca alla mostra mercato Mangiare Mediterraneo. Sì. Cioè, sarà una mostra del biologico. Questa mostra del biologico sarà allocata nella nuova piazza Giovanni Paolo II. Quindi, dopo aver occupato il lungomare, il lungo fiume, occuperemo anche questa nuova piazza Giovanni Paolo II con questa mostra di prodotti biologici. E questa è un'altra novità. Un'altra novità importante saranno le lezioni di gusto. Ogni giorno ci saranno delle lezioni di gusto sull'olio, sul peperoncino, sul cioccolato. Poi la cosa più importante di tutte sarà la comicità. Avremo ogni giorno spettacoli comici e chiuderemo con Zelig, con un grande evento di 3 ore, un mega spettacolo di Zelig, che è uno spettacolo creato appositamente da Zelig e da Dreher, che farà soltanto 3 tappe in Italia, e quindi una sola per il sud, e quindi chiuderemo con Zelig. Poi le altre novità saranno il Piccante Film Festival. Ecco, a proposito di questo volevo chiedere, l'anno scorso grosso successo del Piccante, grandissimo, e quest'anno? Quest'anno al il Piccante Film Festival si affiancheranno le lezioni di cinema, per cui ci saranno dei seminari di cinema per i giovani. Avremo non solo Alessandro Benvenuti, che tutti conoscono, che l'anno scorso ci è mancato, l'anno scorso non ci è stato, ma è stato 2 anni fa, e quest'anno avremo invece Rambaldi, che è il padre di E.T., 2 premi Oscar, e quindi uno dei grandi maestri del cinema italiano. E anche questo è un discorso che mi piacerebbe affrontare, questo è il Piccante Film Festival, in chiave piccante, no? Perché noi siamo al secondo anno di attività, Mario, con questo Piccante Film Festival, e il successo è stato eccezionalmente importante. Sì, mi ricordo. Tanto che il Festival del Peperoncino non ce la fa a contenere questo Piccante. Ecco, tu parlavi di spostarlo. Bisognerebbe spostarlo, perché dovrebbe avere una sua fisionomia, e secondo me andrebbe collocato nel mese di giugno. Nel mese di giugno gli alberghi sono vuoti, il Cinema Vittoria è anche vuoto, il Teatro dei Ruderi si può utilizzare. Quindi sarebbe... E quindi un grande festival del cinema, il Piccante Film Festival, che si lega con la cultura del peperoncino di settembre e che dà alla Calabria un grosso evento sul cinema. Il cinema è il futuro, l'interesse che c'è da parte dei giovani per il futuro, per il cinema, è straordinario. Quindi pensa che non c'è in Calabria un evento sul cinema, e quindi potrebbe essere un grandissimo. Che difficoltà ci sarebbero? Scusa. Le difficoltà, come al solito, sono di carattere finanziario, perché evidentemente avremmo bisogno di qualcuno che ci dia. E a proposito di carattere finanziario, Radio Strada, io spesso ogni tanto la uso, dice che tu
Per quanto riguarda il festival, ricavi, grossi guadagni. Ma io sarei felice se questo avvenisse. No. Intanto perché sarebbero meritati questi, perché voglio dire, ma non abbiamo. Noi abbiamo stima di tutti quelli che lavorano in tutti i settori e riescono a guadagnare soldi. Dovrebbe essere altrettanto per un'attività come la nostra. Però purtroppo questo non è vero. Se fosse vero sarei felice per due motivi. Prima, perché non avremmo le preoccupazioni che abbiamo. E secondo, perché credo che saremmo un caso da studiare. Perché in un paese in cui nessun festival è attivo, non è attivo il festival di Venezia, non è attivo il festival di Taormina, sarebbe attivo un festival che si fa in Calabria, sarebbe, che è una delle regioni più difficili d'Italia. Ah, vedi, non è... Mi hai portato, a proposito della regione, mi hai portato in regione Calabria. Io l'anno scorso, se tu ricordi, nello stand del comune ho intervistato l'assessore regionale al turismo, Donnici, l'onorevole Donnici, e te. L'onorevole ha visitato tutti gli stand e diceva che il festival doveva essere tra le grosse manifestazioni finanziate in Calabria. Com'è andata? Ma tu stai mettendo il dito sulla piaga. Perché? Perché? Perché il festival, sempre per rispondere alla Radio Strada, no, non ha entrate. Cioè non si paga nessun biglietto d'ingresso, la cosa che costano di più sono gli spettacoli, noi spendiamo almeno 20.000 euro al giorno per gli spettacoli, sì, che sono costosissimi evidentemente, no? Allora il problema qual è? Diciamola francamente, il bilancio del festival viene coperto innanzitutto dagli sponsor privati, che sono la maggior parte gli sponsor, sì, privati, poi dai contributi pubblici. I contributi pubblici, diciamo subito, a scanso di equivoci, che il comune, l'amministrazione comunale, fa la sua parte. È stata sempre disponibile. Non ci lamentiamo. No, questo bisogna. Potrebbe dire. Dare di più, aperta. Potrebbe dare di meno. No, quest'anno addirittura ha quasi raddoppiato il budget, eccetera. Quindi il comune fa la sua parte. La provincia. Possiamo ringraziarlo. E lo ringraziamo. La provincia fa la sua parte. Il punto dolente è la regione Calabria. Quindi l'assessore non ha dato niente. Soprattutto l'assessorato al turismo, perché una manifestazione come il festival, no? E l'amico Mainardi potrebbe insegnarci questo, che allunga la stagione turistica. Ma senz'altro. Di una diecina di giorni, no? Dovrebbe essere, se non altro, meritevoli di attenzione. Ma la cosa strana qual è? Che l'osservatorio regionale del turismo dedica 5 pagine al festival, dice che è il più grosso evento culturale che si fa in Calabria per il turismo, e poi è l'assessorato al turismo che ha commissionato questo studio all'Università della Calabria, sì, poi non ne tiene conto, perché ogni anno ci dobbiamo barcamenare con i 5.000 euro, quello studio che ha commissionato non l'ha letto nemmeno, forse non l'ha letto. Cioè, fino, penso di no, altrimenti non è possibile. Cioè, fino a qualche anno fa abbiamo anche un po' tamponato la falla, perché c'era l'assessore Gentile che veniva, sì, a fare le vacanze a Diamante, che ha un occhio attento per tutti, e quindi ha tamponato le falle. Però dal punto di vista istituzionale, la Regione Calabria, con l'assessorato al turismo e con l'assessorato all'agricoltura, che sono i due assessorati, perché poi qualche altro assessorato ci dà una mano, ma siamo nell'ambito dei 5.000 euro, capito? Noi un evento come il festival, che ha un impegno finanziario di circa 300.000 euro, cioè non può essere risolto con 10.000 euro, sì, con 15.000 euro. Quindi, no? Intanto dovrebbe essere istituzionalizzato. Perché quando non avremo più voglia di farlo noi come volontari, io credo che non lo farà più nessuno, perché uno deve mettere mano a un'iniziativa, ci deve lavorare 365 giorni all'anno e poi forse deve anche rimetterci dei soldi, non lo fa nessuno. Se noi invece lo rendiamo istituzionale,
Allora i soldi ci sono, ci manca solo l'impegno. Forse qualcuno si impegnerà. Beh, io dico di più. Inviteremo l'assessore regionale, gli faremo vedere l'intervista dell'anno scorso, vedremo che cosa ci risponde. Io mi auguro che quest'anno sarà disponibile. Evidentemente, Mario, io sto discutendo alla data di oggi. Sì, sì, sì. È probabile che domani mattina l'assessore ci fa pervenire una comunicazione in cui ci dice che ha stanziato 30.000 euro per il festival, e noi ce l'abbiamo qui da te a dire che ci siamo sbagliati. Però al momento attuale, e stando anche alla storia degli anni passati, diciamo che l'assessorato regionale al turismo non ha fatto il suo dovere. Il cedro, tu parlavi di cedro come l'oro nero, tempo fa. L'oro verde. Loro verde. Il cedro è, tu sai che è stato il mio primo amore, il cedro, però è stato un amore deluso. Perché c'è stato un divorzio? No, un divorzio no, ma una separazione, sì. E come tutte le separazioni hanno una giustificazione. Sì. E te lo dico subito, perché c'è troppa litigiosità fra quelli che si occupano di cedro, fra i produttori di cedro. Se non viene superata la litigiosità, se non ci si mette insieme con degli obiettivi comuni, non si potrà raggiungere il risultato. Chiedi questo al professore Monaco. Professor Monaco, tu hai diamante? Ecco. Sei diamante. Io sono nato a Diamante. Fra l'altro sono nato in una casa sul mare. Ah, sì. La stessa casa, di fronte all'isola, e quindi dei palazzi, le radici sono su questo territorio, e purtroppo le radici non si possono recidere, perché tante volte verrebbe la voglia di reciderle le radici, però non è facile reciderle, e ci tengono saldamente legati a questa terra. Guarda quello butta. Eccolo. Piovono i peperoncini e noi li diamo a te. Piovono peperoncini. Bene, Enzo, a questo punto la nostra trasmissione. Diamo a tutti appuntamenti al festival. Ma senz'altro, io ti volevo chiedere proprio la data del festival. 6-10 settembre. Ecco, 6-10 settembre. Lì vedo un manifesto, lotteria del peperoncino. 6-10 settembre, che cos'è questa lotteria del peperoncino? Lotteria del peperoncino è uno degli strumenti di autofinanziamento, poiché, come abbiamo detto tante volte, non abbiamo soldi, siamo poveri, ci siamo inventati una serie di cose, fra cui la lotteria del peperoncino. Ecco, voglio dire una cosa, abbiamo voluto eliminare la mentalità piagnona, no? Di andare in giro a chiedere soldi, eccetera, eccetera, alle attività commerciali, ci date un contributo, eccetera. È mortificante chiedere il contributo per chi lo chiede e per chi lo dà. E allora ci siamo inventati la lotteria del peperoncino, nel senso che se un operatore turistico ci vuole dare una mano, acquista 50 biglietti della lotteria e ci ha dato una mano. Che invece il semplice cittadino ne acquista una sola, quindi è un modo, diciamo, estremamente... Io ne acquisto 2 o 3, poi li perdo proprio. Estremamente onesto per avere il supporto della popolazione senza immiserire il discorso in una questua che sarebbe mortificante per noi che chiediamo e per chi in effetti chiede. Io voglio chiedere qualcosa a te, Enzo. Dato che il dottor Mainardi ci ospita sempre qui, io potrei dire che siamo qui di casa, anzi siamo in famiglia, ed è più bello ancora. Ti posso chiedere una cosa? Di fare anche un convegno qui. Intanto devo dire che noi chiudiamo sempre con i nostri ospiti, chiudiamo sempre qui il festival, perché siamo ospiti sempre a pranzo. Lo so. Però evidentemente possiamo utilizzare questa struttura per fare... Per la conferenza stampa. Non un convegno, ma tante cose. Ma io direi anche la conferenza stampa per la presentazione. Tutto quello che vogliamo. Eh sì, quella lì sì. No, dico la conferenza stampa sì, senz'altro. Allora, la conferenza stampa. Bene, noi terminiamo. Ci dispiace di terminare questa affettuosa conversazione con Enzo Monaco, adesso devo dirlo il titolo, col professore Monaco, presidente nazionale dell'Accademia del Peperoncino.
secondo noi uno dei diamantesi doc. Ti ringraziamo quindi di cuore, ringraziamo Kasia che è una delle grazie nostre protagoniste. Kasia con dagli occhi azzurri, Kasia con il azzurri. Peperoncino rosso. Ringraziamo Enzo Caselli che come sempre con noi mangia anche con noi il peperoncino, che è sempre in regia, e il dottor Mainardi, il quale è sempre uno di quelli del club di Vitanara. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e arrivederci non solo a questa estate bellissima e caldissima qui nella Riviera dei Ceri, a Diamanti e a Cirella, ma soprattutto al festival prossimo del Festival del Peperoncino. 6-10 settembre. Seven.